gioco lo conoscete, vi do una trama e dei personaggi che voi dovrete interpretare parlando all'unisono. Giocheranno Biagio e Francesco Paolo Antoni con Angelo e Anna. Difficile questo. Siamo contro i professionisti. La vedo durissima, eh. Allora, Francesco e Biagio da questo lato con gli occhiali. Contro i professionisti giochiamo. No, questi sono i campioni in carica. Allora, questa è la cassa di un cinema. Francesco e Biagio si lamentano con i cassieri perché gli occhialini 3D che hanno dato loro per vedere Avatar non funzionano. Okay. Non vogliono sentire ragioni e pretendono che gli vengano rimborsati i soldi del biglietto. Questi funzionano? Funzionano. Prego. Allora, scusate, voi ci avete dato questi occhiali in cambio di 3 euro a 3D, 1 euro a D, 1 euro a giorno, 1 euro a D, 3D, 3. Oh, questi occhiali non funzionano, non si vede niente, anzi, noi stiamo vedendo un altro film, ma forse sono occhiali vecchi di qualche altro film che avete riciclato e qua dentro. Guarda lui! È fatto un film! Prego, Cassieri, come si giustifica questo guasto? Non dipende da noi, siamo solo dei dipendenti. Il problema è tutto prettamente vostro. Quante bella signori, non esiste. Il problema non sono gli occhiali, ma siete voi. Quindi voi state dicendo che abbiamo sbagliato cimena. No, un attimo, stiamo calmi. Secondo noi, voi avete sbagliato film. Quante bella signori. L'unica cosa che potremmo fare è regalarvi una visita dall'oculista. Allora, mettiamoci d'accordo. Per piacere. O ci restituì i soldi del biglietto e degli occhiali, oppure noi, quando ci sono dei clienti come voi, maleducati, in genere chiamiamo la sicurezza. La sicurezza! Allora, noi non solo ci vediamo il film, non solo vi restituiamo gli occhiali, no, non solo paghiamo il biglietto un'altra volta, non solo ci andiamo, non solo! Stasera tutte! Come fortissime! Martino, puoi venire un attimo qui, per favore? Subito. Signori, Martin Castrogiovanni, 1,88 m, 115 kg. Te lo vendi? No.